Quinta edizione del presepe vivente di Palagiano, una bella location, una pineta nella zona Bachelet, via Bachelet di Palagiano, la cosiddetta zona picnic. Un presepe davvero bello perché nella sua semplicità esprime la semplicità della nascita di Gesù Bambino in una location appunto naturale, in una location che si presta alle varie rappresentazioni appunto che fanno da contorno con il presepe. E allora così avviamoci alla scoperta di questo presepe vivente. Vedremo gli antichi mestieri per poi arrivare ovviamente alla grotta con Maria, Giuseppe ed il bambinello. Qui dinanzi a me due centurioni che spero ci lascino entrare. Prego. Però conosciamo questi centurioni. Come ti è venuta la passione di interpretare questo ruolo? Io faccio tanti anni insomma che faccio parte di associazionismo insomma, e quindi mi piace insomma fare qualsiasi cosa. Quanti anni hai? 18. Quindi già da piccolo 4 anni insomma, sì, faccio il presepe vivente insomma, sempre con lui, il mio ecco compagno. Il collega. E allora? Sì. Anche io, cioè, sono parecchi anni che faccio il figurante nel presepe vivente di Palagiano. Voi date l'apertura ovviamente al presepe. Siamo e allora vi chiediamo di entrare. Eccoci, entriamo. È una bella rappresentazione, vedete, degli antichi mestieri. Li scopriremo un po' uno alla volta e così getto l'occhio. Vedo del fuoco e quindi è l'antico mestiere del fabbro. Buonasera signor fabbro, come si suol dire il ferro si batte quando è caldo. Vediamo un po' come si batte. Un momento, lo riscaldiamo meglio e fra poco lo facciamo. Mi faccia vedere un po'. Proprio si rivivono gli antichi mestieri, vedete lì cosa c'è, la carbonella, no? Gira così, che deve essere abbastanza rosso, altrimenti deve essere rovente, sì. E quindi poi lo si potrà modellare, plasmare. Ecco, è poco, però facciamo ugualmente vedere. Ecco. E il ferro. No, ce l'ho qui il martello. Dammi. Incandescente, viene battuto col martello. Fino a modellarlo. Come è nata questa passione del presepe vivente? Ah, questa è una vecchia tradizione nostra che risale agli anni 50. Addirittura? Sì. Ormai ci ha fatto l'abitudine. Fatto l'abitudine, sì. Bene. E procediamo perché sono tante le postazioni, tutte belle, interessanti. Vediamo cosa scopriamo. Il falegname. E allora in dialetto palagianese maestro d'ascia, sarebbe maestro d'ascia. Ascia, giusto, è vero. Così era nel dialetto nostro palagianese. Nella vita sei falegname? Per hobby. Per hobby, diciamo ti presti. Sì. Ogni tanto faccio qualcosina. Beh, vediamoti all'opera. Sta, vedete, intarsiando il legno, vedete, con una sorta di scalpello, cerca appunto di modellare le forme. Sì, cerca di portarle alla sua forma desiderata, certo. Bene, buon lavoro maestro. E vediamo cosa c'è di fronte, intanto... Il presepe da una decina di minuti è visitabile e già si avvicinano molte persone, soprattutto bambini, ragazzi che vengono dalle scuole vicine. Bene, qual è il vostro mestiere? Penso roba di fioraio? No. No, mi sbaglio. Di spezie. Ah, eccolo, perché avevo visto tanti... Una sottospecie di drogheria alla fine, no? Certo. Quindi...
per fare le tisane, origano, abbiamo la salvia, abbiamo la rucola, abbiamo tutte le spezie, il mirto, insomma, abbiamo un po' di spezie. Questa passione per il presepe da quanto tempo? Io ho un po' di anni che lo faccio, ogni anno dico è l'ultimo, ma poi ci ricasco sempre, bellissimo. È una bellissima cosa, in dialetto si chiamano venditori di spezie. Venditori di spezie. Andiamo avanti. È davvero bello rivivere quegli antichi mestieri, che poi sono antichi, ma ovviamente per una società come quella moderna, in cui si vive di internet, di smartphone, certi mestieri sembrano certamente superati, ma hanno una loro specialità, hanno una loro caratteristica, hanno quel sapore di antico e di vero. Andiamo avanti e vediamo un'altra postazione. Qui vediamo anche delle ceste, sarà sicuramente un cestaio, credo. Cestinaio. In dialetto come si dice? Cestanero. Cestanero. Quindi bene, questo mestiere proprio di creare con le, no? Dalle fascine. Le fascine di olivo. Delle fascine di olivo e si torciglia. Come hai imparato questo mestiere? Tramite mio padre. Nei anni a venire mio padre mi ha imparato. Pensate, una volta c'era tanto lavoro per fare queste ceste, vedete quanto è bella questa, bella grande, eh? Me la ricordo quando si andava a Pasquetta con la famiglia e si portavano queste ceste ricolme di prelibatezze, di roba da mangiare per consumare il pasto, il pranzo, un pasto magari frugale, però così all'insegna del contatto diretto con la natura. Oggi purtroppo c'è il mondo della plastica, io personalmente preferisco questo mondo, un mondo più vero. E vediamo un figurante grande e una figurante proprio piccola già la col telefono. Vabbè, faccio, no, è faccio la guardia, vabbè, però è la una guardia moderna, diciamo, la guardia moderna. Perché all'epoca, se dobbiamo dirla tutta, di smartphone per fortuna non c'era, Facebook per fortuna non c'era. Voi cosa rappresentate? Niente, un popolo. Popolo. Quindi anche la signora, vediamo, porta nella cesta due mandarini, qualche tarallino fatto da noi, insomma tutti prodotti tipici della zona. Bene, ci spostiamo perché veramente vado molte volte a zig zag perché sono preso da questi antichi mestieri. Bene, magliaie, no? Venditrici di stoffa, no, perché pensavo che, come si dice in dialetto? Mercando. Mercando, sì, beh, mercanti, appunto, cioè venditori. Ci sono varie specie, ecco, illustriamo un po', no? E ci sono le lane, le stoffe pregiate, non ci facciamo mancare niente. Di tutto. Le ricamatrici. Una passione quella del presepe vivente. E beh, una passione. Com'è nata? Prima volta per te? La seconda volta che per me è la prima volta. Beh, c'è l'emozione. Sì, emozione e niente, tutto. Bene, procediamo con la nostra visita. Se abbiamo saltato qualche postazione la recupereremo, perché vogliamo veramente mostrarvele tutte per quanto sono belle. E vediamo qui, leggo, a filalena, aiutatemi, come si pronuncia? La filatrice di lana? A filalena. Scardalena. Prima si diceva così. Ecco, cosa fa di preciso? Vedo della lana, lana grezza. Riempivano i materassi prima con la lana, si apriva. Ecco. Aprivano la lana e si riempivano i materassi. Non c'erano i permaflex? No. Non c'erano quelli. Bene, signora, è lungo il lavoro. È lungo e faticoso e bisogna farlo.
Per lei è la prima volta? Sì, 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 è la prima volta. Riscoprire l'antichità nella modernità. Bella questa frase, proprio incarna davvero lo spirito, sì. Andiamo avanti. È un'altra postazione che vedete, è quella dei pisciaiuoli. Che sarebbero i pisciaiuoli? Il pescatore. Li state preparando? Sì, sì, sì. Stiamo preparando. I pescatori di notte usciamo con la barca e per ritornano al mattino. Mattino. Sì. All'alba si scarica il pesce. In mare. E la vita anche pescatore? Sì. No, no. Solo una sono una scena. Per lei, anche per lei, già altre volte ha recitato come nel presepe vivente? Sì, nella cantina, sono con quelli che vendevano il vino là, cantinare. Bene, vedete, questi antichi mestieri, e qui, correggetemi, putiera, com'è l'espressione giusta? Ah, la bottega. Quindi voi fate, vedete, la pasta, vale, le chianchiarelle, cosa sono queste, signora? Frisciad, in dialetti i frisciad. E ci sono dei taralli. Sì. Tarallini, cavatelli. Tutta pasta fresca. Intanto mi prendo il secondo tarallo, perché prima ho assaggiato quelli, dietro le quinte, ora in diretta assaggio questi che sembrano più corposi. Beh, certo. Ora ci dirà anche come sono. Sono di suo gusto? Molto, si sente anche un aroma particolare. Il ginocchio. Davvero buoni. Complimenti, eh. Meglio di quelli che troviamo nei supermercati. Certo. E beh, tempi di una volta. È pronto il pane? No, la pasta. Domani con le rape. Ah, ok. E qui vedete un angolo di bimbi, Scrovein leggo, ecco qui, cosa rappresenta? Loro praticamente fanno gli scrivani, sono i bambini che aiutano lo scrivano a preparare dei messaggi del Vangelo sulla Natività che verranno poi distribuiti alle persone. Bello che vedere questi bambini che apprezzano quei mestieri di una volta, li rivivono e vivono anche, iniziano a scoprire il senso profondo del Natale, perché poi tutte queste manifestazioni non hanno solo un aspetto apparente, un aspetto scenico, un aspetto esteriore, ma hanno un loro significato, che è il significato vero del Natale, che è appunto la semplicità, la nascita di Gesù bambino nella miseria, in una grotta, il simbolo, il mistero del Natale. Infatti i bambini imparano il vero significato profondo effettivamente del Natale e trasmettono anche loro alla collettività che viene a visitare il nostro presepe vivente il messaggio. Bene, ci stiamo per avviare alla grotta e abbiamo i musicanti, lo dico in italiano, che ovviamente salutano la nascita di Gesù bambino, li vedete. Thank you.
Innanzitutto meritano un grosso e caloroso applauso. E intervistiamo questi musicanti e c'è una musicante di eccezione. Eravamo compagni di liceo con Tiziana, parliamo del 90, l'anno in cui ci siamo maturati, e il mistero del Natale, la ricchezza del Natale ci ha fatto ritrovare dal 90 a oggi dopo 29 anni. Per me è stata una bellissima soddisfazione, perché poi magari nella vita moderna ci si sente internet e roba varia, Facebook, WhatsApp, però il contatto diretto. E allora Tiziana, io sapevo sempre di questa tua passione per la musica nelle bande cittadine, ora vivi il Natale in questo tuo ruolo. Innanzitutto ti ringrazio per le tue belle parole, ti ringrazio insomma per quello che hai detto. Io sono altrettanto contenta di averti ritrovato in questa occasione. Sembra caramba, che sorpresa! Però la suggestione del Natale sicuramente ha messo il suo tocco. Sì, la musica continua a essere una mia passione, da coltivare nei momenti belli del paese anche, perché poi alla fine è anche questo, è un momento di aggregazione, è un momento di espressione artistica e siamo felici di vivere. Là soprattutto in concomitanza con l'occasione natalizia, che ovviamente dà un significato particolare a tutto. Ci congediamo con Tiziana dal corso C del Liceo Architta di Taranto alla a Via Bachelet di Palagiano con il presepe vivente. Abbiamo l'altra musicante, prego, le sue sensazioni. È il secondo anno che partecipiamo come gruppo di musicisti ed è una bella esperienza. È una cosa bella. Voi siete in una posizione privilegiata, no? La vicinanza alla grotta. Sì, sì. Viviamo da vicino questo momento, quindi non può che farci piacere. Vedete, permette, meno male. Le luci si rinforzano e ovviamente la gente si avvicina e ovviamente la meta ambita è la grotta. Ecco, prego il nostro operatore di immortalare questo momento, è davvero bello vedere i due figuranti e poi la cosa bella è che c'è un bambino vero, in molti presepi si mette il giocattolo, no? Invece qui il bimbo finto, invece qui abbiamo un bel bambino. E allora io vorrei, con il dovuto e sacro rispetto, perché è vero che sono dei figuranti, è una raffigurazione così natalizia, ma io provo il sacro rispetto verso la grotta per un fatto di credo religioso, di senso religioso. Mi avvicino a Giuseppe e allora certamente un'emozione forte. Quanti anni hai? 37. Prima volta che interpreti il ruolo di Giuseppe o hai altri precedenti? No, è la prima volta. Anche la barba ad hoc. Sì, l'abbiamo curata apposta per fare questa prima volta, insomma, della Sacra Famiglia. Maria? Sì, per me è una bella esperienza, anche perché ho qui mio figlio e quindi per me... Il vostro figlio? Sì. Quindi la cosa più bella, io pensavo che magari fosse, invece... quanti anni ha il piccolo Gesù? Appena 6 mesi. Quanti mesi volevo dire? Però una bella sensazione. Quanto tempo fa vi è stato proposto, vi è venuta l'idea? Mi è venuta l'idea perché volevo in qualche modo passare questo Natale in questa maniera ancora più calda. Viverla proprio in prima persona. Sì, viverla proprio in prima persona con mio marito, il bambino, e c'è anche un altro bambino piccolo di 1 anno e mezzo che fa il pastorello qui con noi. E quindi... Davvero bello questo. Auguri, auguri di Natale e cresciamo cristianamente. Il piccolo ha detto il nome? Gianrocco, poi Rocco è un nome tipico palagianese. E allora, ora stiamo cercando, abbiamo anche l'asinello, eccolo qui, guardate com'è dolce e mansueto, guardatelo, la forza della natura, che bello gli animali, che belli gli animali. E ora cercheremo di avvicinare
alcuni rappresentanti della Proloco. Ricordiamo che questo presepe è stato realizzato, presepe vivente, insieme con il patrocinio dell'amministrazione comunale nel cartellone natalizio, appunto grazie al supporto e all'apporto all'organizzazione della Proloco di Palagiano. O venditore di frutta, il venditore di frutta, quindi il fruttivendolo. Beh, vedo gli agrumi dinanzi a te, ovviamente la bilancia. Una vecchia bilancia, le patate, le mandorle, tutti i prodotti di stagione. La verdura. La verdura, prodotto invernale. E vediamo anche una fruttivendola in dolce attesa. Auguri per il piccolo o la piccola? Un piccolo fruttivendolo. Piccolo fruttivendolo. Sì. Per tradizione familiare. È giusto. Un'altra sta in giro lì. Ha voluto cambiare mestiere, non ha voluto seguire i genitori. Sì. E di fronte a me un latter, ossia il venditore di latte, ma non solo, di latte e di prodotti, no? Qui stare facendo le mozzarelle. Diciamo prodotti caseari. Certo, perché anche a quanto pare c'era anche la figura del caser all'epoca, quindi comunque sia cerchiamo di farvi visita. Ne voglio assaggiare una in presa diretta, un nodino. Ecco. È bello caldo, poi si raffredda. Si tende a far raffreddare comunque la roba, altrimenti poi calda così non rende per come dovrebbe rendere. Abbiamo voluto farvi vedere tutte le postazioni, tutti gli antichi mestieri, e ho anche detto, proprio vicino alla grotta, questa è un presepe che è stato organizzato, che è stato realizzato grazie all'impegno forte, alla costanza, all'amore per le tradizioni della Proloco di Palagiano. E ho qui al mio fianco il presidente Giovanni Di Benedetto. Sesta edizione di questo presepe vivente, quinta, ora ci sembra tutto bello ed è così, però c'è un gran lavoro alle spalle, un'organizzazione. Vedevo tra una ripresa e l'altra il presidente che scappava, era impegnatissimo. Beh, parliamo di questa quinta edizione. Buonasera, sono Giovanni Benedetto, presidente della Proloco. Innanzitutto vorrei dire sì, la Proloco organizza, però col patrocinio dell'amministrazione, sì certo, col patrocinio sempre l'amministrazione comunale, ma soprattutto con il contributo di numerosi cittadini, varie associazioni, però in questo anno particolare la Proloco organizza grazie alla collaborazione anche di due scuole, l'istituto Gianni Rodari e l'istituto Giovanni XXIII. Difatti solo grazie alla collaborazione di numerosi cittadini che fanno i figuranti, poi grazie all'apporto di altre associazioni e delle scuole si può organizzare un evento un po' più grande di un evento normale, quale il presepe vivente, che noi tradizionalmente ogni due anni organizziamo in luoghi differenti del paese, proprio per valorizzare tutte le aree del paese. In modo questa pineta è davvero carina, perché è vicino, è una zona un po' periferica di Palagiano, però comunque è nella città, è una pineta che si presta a rappresentare, a far rivivere la natività. Sì, in effetti è un'ambientazione ottimale. Non è, sì, apparentemente è periferica, però sta all'interno di un quartiere che infatti è la Bacile, che comunque è un quartiere storico e importante di Palagiano. Comunque va sempre oltre valorizzato, vanno enfatizzati numerosi luoghi che molti palagianesi a volte non conoscono e non utilizzano. Beh, abbiamo visitato tutte le postazioni di questo presepe, abbiamo dato il giusto merito e doveroso merito, è dovuto merito alla Proloco, e un grazie anche all'amministrazione, soprattutto all'amministrazione comunale di Palagiano, che è retta dal sindaco, l'avvocato Domiziano Lasigna,
sempre vicino alle antiche tradizioni, a quelle tradizioni che fanno parte della storia dell'humus di Palagiano. Una location davvero azzeccata, una semplicità che rispecchia il vero significato del Natale. Sì Luigi, come ormai è tradizione, noi ormai seguiamo un po' gli eventi palagianesi insieme. Io sono onorato questa sera di passeggiare in questo luogo. Il merito, devo dire, non è dell'amministrazione, il merito è dei ragazzi. Il patrocinio. Certo, noi abbiamo soltanto dato il supporto morale, organizzativo, ma la forza di queste azioni, di questi eventi sta nella volontà, nella fantasia e nell'abnegazione di questi ragazzi, innanzitutto la Proloco, ma poi tutte le associazioni, anche associazioni che assistono gli amici diversamente abili che danno. Ecco, questo ho notato, vedere, ecco, vedete un bambino, piccolo, vedere questi, grazie, vedere questi, un bigliettino, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. E qui invece il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Molto bello anche questi. Sono bimbi che e quindi dicevamo, sindaco, un'amministrazione comunale che ci tiene alle tradizioni, che ecco dimenticavo, parlavamo di questa integrazione ed è bello vedere delle persone che hanno delle disabilità che però vivono l'integrazione e vivono il Natale nella loro semplicità, nella loro spontaneità, nella loro ingenuità. Sì, questo è il presupposto, il Natale è accoglienza, il Natale è festa della vita, per cui non possiamo non onorare la vita in ogni sua forma e in questi giorni, in questo periodo e in un'occasione come questa, la rievocazione di Betlemme, della Natività, è una rievocazione che accompagna un po' i nostri sogni di bambino, ma anche un po' l'impegno invece di adulti e da adulti per come dire, creare delle opportunità. Poi Palagiano è un paese che cerca le opportunità, le ricerca spasmodicamente e ci sono tante associazioni, questa sera ce n'è prova, tante associazioni che cercano i loro spazi per poter come dire, realizzare le loro cose, le loro aspettative, i loro eventi e stasera sono felice di assistere a questa ennesima occasione di buona organizzazione da parte della Proloco. Bene, sindaco, ci congediamo qui e rivolgo a lei gli auguri. Grazie. Auguri a tutta la comunità di Palagiano. Grazie. Davvero magistralmente retta da lei e non lo dico per piaggeria, per la sua semplicità, un uomo semplice tra gente semplice. Grazie, grazie Luigi, auguri a te, auguri a tutti i nostri amici telespettatori e che dirvi, vi aspettiamo a Palagiano, gli eventi del Natale. È sempre festa a Palascena. È sempre festa a Palascena. Sto migliorando. Assolutamente, assolutamente, passi da gigante.